Buongiorno, sono Patrizia Piredda e sono qui con Gianluca Cinelli per parlare con lui del suo nuovo libro pubblicato nel 2020 con Franco Angeli, intitolato Il paese dimenticato, Nuto Revelli e la crisi dell'Italia contadina. Allora, per iniziare volevo chiedere a Gianluca il perché di questo titolo, perché il paese dimenticato, di quale paese si tratta. Grazie, sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrei anche salutare gli amici di Unitre, di Pino Torinese, per questa opportunità, per questo invito. E vengo subito allora a rispondere alla tua domanda. Il paese dimenticato, perché questo titolo e di che paese si tratta? Il discorso ovviamente sarebbe molto ampio, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile. Il volume parla di Nuto Revelli e delle sue ricerche, del lavoro che lui ha condotto negli anni 60 e 70 principalmente, nel mondo contadino come ricercatore e raccoglitore di testimonianze orali, di storie di vita. Perché il paese dimenticato? Perché in quegli anni, come effetto della industrializzazione, dello sviluppo economico dell'Italia del dopoguerra, la campagna povera purtroppo subì un tracollo sia in termini demografici per l'abbandono massiccio che soprattutto le giovani generazioni effettuavano, sia perché la politica, le politiche economiche soprattutto, non soltanto quelle nazionali, ma purtroppo anche quelle diciamo internazionali, europee, diciamo, non favorirono uno sviluppo economico di tutte le aree interessate a questa trasformazione. Quindi le aree più deboli, più fragili, quelle dove l'economia era ancora un'economia di sussistenza, venivano in qualche modo penalizzate rispetto invece ad aree dove l'industrializzazione era più semplice. Quindi Nuto Revelli iniziò un dialogo con questo mondo, che però inizialmente ha altre radici, ovvero il vero motivo per cui Nuto Revelli si avvicinò al mondo contadino della campagna povera, sono i reduci di guerra. I reduci di guerra perché durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia era un paese contadino essenzialmente, i soldati dell'esercito di Mussolini erano, in larga parte contadini. Volevo chiederti se questo argomento lo tratti nella seconda parte, intitolata, il secondo capitolo, La guerra degli altri, un pesante debito da pagare. Sì, senz'altro, questo è il punto di partenza, quindi il libro in realtà inizia proprio parlando del rapporto di Nuto con l'eredità della Resistenza, un rapporto che per lui fu con. Ci puoi dire qualcosa su questo? Perché la resistenza è stato un partigiano, Revelli? Come è arrivato alla resistenza? Che rapporto aveva con il fascismo? Eccetera, almeno due parole per introdurre. Certo, sì, Nuto Revelli fu anzitutto un sostenitore quando era un ragazzo, quando era giovane, fu un sostenitore anche entusiasta del partito fascista, delle politiche soprattutto sportive del partito fascista e in questo non era differente da molti altri della sua generazione che crebbero sotto il regime, sotto diciamo l'impronta educativa anche che la scuola forniva sulle basi dell'ideologia fascista, quindi il culto della forza, il culto dell'impero. E quando era un ragazzo, Nuto credeva fortemente in questa cultura. Ma alla fine degli anni 30, appena diplomato, fece domanda e fu accolto all'Accademia Militare di Modena per intraprendere una carriera nuova, una carriera diversa nell'esercito come ufficiale di carriera. E questo fu un momento in cui, come racconta anche nelle sue autobiografie, la guerra dei poveri e poi in seguito, insomma, un tema su cui è tornato diverse volte,
Questo incontro con il mondo dell'esercito, del regio esercito, gli aprì per la prima volta gli occhi su quello che era la realtà del fascismo, cioè una brutta copia dell'esercito, parliamo della milizia fascista, e soprattutto una realtà in cui la retorica valeva più dei fatti. L'incontro con la realtà della guerra, avvenne per lui anzitutto nel 1941, quando fece conoscenza diretta dei reduci della guerra di Grecia, che erano i primi soldati di cui lui era al comando, e gli raccontavano appunto di una guerra abbastanza disastrosa, molto diversa anche da quello che gli avevano insegnato in accademia. Ma la vera epifania fu in Russia, quando lui andò chiedendo esplicitamente di essere assegnato a quel fronte di combattimento. E quindi nel 1942, sul fronte orientale, Revelli toccò con mano anche la corruzione, la disorganizzazione dello stesso Regio Esercito, vedendo anche le retrovie dove fu costretto a rimanere per un periodo a causa di una ferita a un braccio. E poi, alla fine di questa disavventura, nell'inverno del 42-43, ci fu la ritirata, durante la quale, come molti altri testimoni, Revelli vide la virtù e il vizio, vide episodi di eroismo ed episodi di grande vigliaccheria, ma nella sostanza imparò due cose che avrebbe ripetuto per il resto della sua vita: a odiare i tedeschi e a disprezzare i fascisti. Con questa nuova visione delle cose, tornò in Italia portandosi dietro delle armi dalla ritirata. In Italia, affetto anche da forti sindromi di stress post-traumatico, affrontò il periodo, diciamo, di transizione dell'estate del 43, quindi vide la caduta del fascismo. Poi ci fu l'armistizio l'8 settembre e quindi decise di diventare partigiano. Anche lì, per un periodo, rimase incerto su come affrontare la lotta partigiana, finché all'inizio del 1944 capì che la lotta partigiana era anzitutto una lotta politica. Non era semplicemente una questione militare, era una lotta politica destinata a cacciare i fascisti tedeschi e rifondare l'Italia su basi repubblicane. Questo perché Revelli, durante la guerra partigiana, entrò in contatto con le formazioni GL, in particolare con la Banda Italia Libera di Duccio Galimberti e Dante Livio Bianco e Alberto Bianco, che poi si sarebbe spostato su altre bande, e tramite loro apprese questa visione politica, che era quella poi anzitutto di giustizia e libertà, poi del Partito d'Azione. E questo fu fondamentale per lui, perché questa idea dello Stato fondato sulla responsabilità del cittadino, la responsabilità attiva del cittadino, sarebbe stata l'impronta che avrebbe mantenuto per il resto della vita Revelli come antifascista e come intellettuale. Quindi avrebbe trasferito questa sua passione anche nella sua scrittura, nella sua opera di ricercatore. Quindi il paese dimenticato è il paese dei reduci della guerra, il paese dei suoi compagni che hanno lottato con lui nella lotta partigiana o anche di loro. Che rapporto c'è tra i reduci e chi era rimasto a casa e questa dimensione contadina che era molto forte e vasta dell'Italia di allora? Ma diciamo che nella mia visione, quando ho pensato questo titolo, ho cercato soprattutto di evocare il rapporto tra l'Italia degli anni 60, quindi l'Italia che si arricchiva nel boom economico, e l'Italia di chi veniva lasciato indietro. Parliamo soprattutto di contadini poveri, perché la vera transizione, la vera trasformazione dell'Italia in quel periodo era da un paese agricolo ad un paese industriale. L'Italia ovviamente presentava, come tanti altri paesi europei, una
molteplicità di aspetti di realtà economiche, sociali ed economiche, dalle grandi città del nord all'agricoltura povera di sussistenza della montagna alpina, ma anche dell'Appennino. Quindi c'erano delle Italie molto lontane geograficamente tra loro, che tuttavia avevano gli stessi problemi, le stesse somiglianze, un altissimo tasso di analfabetismo, di descolarizzazione, una condizione della donna come un soggetto subordinato dentro una società che era già subordinata a sua volta rispetto alla Italia, diciamo, degli istruiti, dei borghesi, come Revelli li chiamava, dei colti. Ora, il paese dimenticato, nella mia idea, non era tanto quello quindi dei partigiani attivi, dei partigiani che avevano fatto la resistenza, anche perché dopo la guerra, in realtà, nella grande costellazione dei reduci, i partigiani forse furono quelli che in qualche maniera riuscirono ad uscirne più con maggiore soddisfazione personale in alcuni casi. Mi spiego. Avevano fatto la loro guerra di liberazione, avevano agito attivamente per una causa ben specifica, la guerra di liberazione era stata vinta. Questo in qualche modo rappresentava per molti di loro un riscatto personale, molti di loro, non dimentichiamoci, erano stati militari, molti anche come Revelli erano stati degli ufficiali del Regio Esercito, che erano poi rimasti, come dire, delusi dalla sconfitta militare, dal tracollo del fascismo. Altra storia è nella costellazione dei reduci, per esempio, quella dei prigionieri di guerra che rientravano dalla prigionia nei vari campi degli alleati, chi dalla Russia, chi dall'India, chi dall'Africa, chi dagli Stati Uniti. Molti di questi prigionieri avevano subito forme di rieducazione politica per, come dire, sradicare l'idea fascista dalle loro teste. Questa rieducazione in molti casi era fallita perché aveva, come dire, innescato il meccanismo opposto. Quindi dei grandi equivoci anche sull'idea di resistere a che cosa. La memorialistica racconta molte di queste storie. C'erano poi i civili, c'erano i profughi, c'erano quelli che tornavano dai lager, c'erano gli IMI, altra esperienza dolorosa che riguardò parecchie centinaia di migliaia di ex militari italiani tenuti schiavi in Germania come lavoratori coatti, in una vicenda molto difficile, molto dolorosa. Quindi l'Italia, che dopo la guerra aveva questa, la società italiana che aveva questa voglia di superare la tragedia, la miseria, la distruzione della guerra, aveva anche una certa fretta di dimenticare tutte queste vicende e, come dire, i primi a farne proprio le spese furono in parte proprio i reduci e i prigionieri. Ora, Revelli nel dopoguerra non fu una voce isolata nell'universo, diciamo, degli ex partigiani giellisti e del Partito d'Azione, nel denunciare che la resistenza non era riuscita ad ottenere tutti i suoi risultati. Con lui si schierarono voci molto autorevoli, da Giorgio Costi, i fratelli di Galante Garrone, Parri, insomma tutti quelli che avevano animato fortemente la resistenza in ambito giellista, in ambito azionista, e che nel dopoguerra lo stesso Galimberti, voglio ricordare, con la rivista Il Ponte, notavano che c'era un grande ritorno di forze reazionarie, un grande ritorno al desiderio, diciamo, di tranquillità, erano gli anni anche del qualunquismo. Ora, in questo Revelli si rendeva conto che una parte della nazione stava cercando di dimenticare e stava cercando di non vedere determinati aspetti della realtà, della transizione dell'Italia. E questo era evidente, era un evidente pericolo, perché implicava la possibilità di mantenere vivo il fascismo, anche se non come una vera e propria istituzione politica, ma come una mentalità, come un atteggiamento, un'attitudine nei confronti del rapporto tra cittadino e Stato.
il quarto capitolo lo intitoli Una nuova stagione di resistenza. Quindi questo è stato per Revelli un modo per continuare a portare avanti la sua guerra di resistenza in un altro modo, su un altro piano, sempre però diciamo, nella dimensione, sociale civile. Senza dubbio, Nuto Revelli non smise mai di condurre la sua lotta di resistenza, ma cambiò gli strumenti per farlo. Si rendeva perfettamente conto dopo la guerra che non era possibile, non era augurabile proseguire manifestazioni di resistenza armata, erano fuori luogo ed erano fuori tempo. Beh, ma di lì a poco poi ci sarà tutta la questione del terrorismo, come si era posto, per esempio, Revelli rispetto Sì, al terrorismo. sicuramente quando per esempio degenerò anche negli anni 70 la situazione, diciamo, della tensione politica in Italia Sì. e iniziarono i fenomeni del terrorismo, ma parliamo ovviamente non del terrorismo nero, che è un fatto, parliamo di quel terrorismo di area politica comunista, che diede vita alle Brigate Rosse, che aveva un'idea ben precisa di eversione, di lotta contro il potere, diciamo, dello Stato, un potere che sicuramente aveva delle derive fasciste fortissime. Ora, Revelli non entrò mai troppo esplicitamente o troppo intensamente in questo dibattito, però rimangono alcune sue testimonianze, alcune sue affermazioni, per esempio in interviste che rilasciò negli anni, dove prendeva le distanze da queste forme, appunto, di resistenza armata che secondo lui erano tardive, fuori dalla storia, erano sbagliate, perché la sua idea era che chi avesse un desiderio di militanza, di trasformazione, di prosecuzione di una resistenza nei confronti di uno Stato che faceva cose ingiuste, avrebbe dovuto farlo con altri strumenti e con la consapevolezza storica di una nuova società che non era quella della guerra, in cui diventa normale una forma di resistenza armata, ma durante un periodo pacifico, in una democrazia, per lui non era ammissibile questo. Quindi torniamo adesso al discorso di quanto il suo lavoro fosse una prosecuzione della resistenza. Sicuramente, perché queste persone che erano state sacrificate alla necessità, diciamo, alla necessità pratica e anche ideologica di superare la guerra, anzitutto con forme di dimenticanza e di disattenzione a determinate realtà, torno a dire, quella dei prigionieri, quella dei reduci, quella dei contadini poveri, quella di questi soldati tornati dalla guerra su un piccolo campo povero, soltanto per scoprire che intanto l'Italia accelerava verso il boom economico e per loro non c'erano misure politiche economiche di sostegno adeguate. Quindi, come dire, tanto avevano fatto, tanto avevano sofferto e tanto avevano perso, perché tornavano dalla guerra anche non più giovani e spesso anche malandati fisicamente e mentalmente, solo per scoprire che venivano abbandonati letteralmente alla miseria. Ecco, per Revelli dare voce a queste realtà, portarle in un dibattito pubblico effettivo, reale, concreto, portarle sotto gli occhi di un pubblico che leggeva libri, ma che non conosceva il mondo della campagna. Perché questo mondo della campagna povera e il mondo della città si ignoravano sostanzialmente. Ecco, per lui portare questa realtà sotto gli occhi della società che conta, come la chiamava, era un atto civile dovuto, era la prosecuzione della resistenza ed era forse un modo per raddrizzare alcune di quelle storture che la resistenza reale, la resistenza armata degli anni 40, non era riuscita a risolvere. Questo che stai descrivendo è anche un percorso di educazione, cioè di far sapere come stanno le cose, perché
Tu infatti parli di un percorso di uscita dell'ignoranza. Allora ti volevo chiedere qual è il rapporto che c'è tra Revelli e l'ignoranza, se lui ha maturato un'idea di ignoranza e di uscita dall'ignoranza e quali sono state le tappe fondamentali che hanno fatto prendere coscienza a Revelli di questa necessità. Senz'altro questo è un tema fondamentale, forse almeno dal mio punto di vista è anche un po' il tema pilota dell'intero discorso. Parliamo di un intellettuale, di uno scrittore, di un ricercatore che prima di questo è stato un soldato, è stato un partigiano e prima di questo è stato un fascista convinto di seguire il fascismo. Revelli non si stancava di ripetere che crescere sotto il fascismo significava essere ignoranti, senza mezzi termini. Si parla di un regime che proibiva, che sottraeva al cittadino la possibilità di essere al corrente di quello che veramente accade nel proprio paese, dietro l'angolo, nel mondo e che riempie le teste di bugie, di cose irreali, di propaganda. In nome di questo, di questa propaganda e del mito della grande Italia, dell'Italia imperiale, eccetera, il fascismo aveva fatto le guerre, aveva mandato molti soldati a morire su fronti lontani, in guerre che questi soldati spesso non capivano, non avevano interesse a combattere. La Russia, ripeteva Revelli, fu il momento della sua vera uscita dell'ignoranza, il momento in cui si svegliò sul fatto che anche la stessa alleanza militare con i tedeschi nazisti, diciamo, che conducevano una guerra di sterminio nell'Unione Sovietica, era qualcosa che esorbitava enormemente dalle sue prospettive di ufficiale. Diceva: questa non è la mia guerra. La prima volta che vide gli ebrei in questa stazione della Bielorussia, rimase così stupito, inorridito, nauseato, perché capiva che questo era un crimine. Però era una comprensione ancora molto confusa, Intuitiva. molto intuitiva, come molto intuitiva fu la concezione che molti ufficiali come lui ebbero del grande errore del fascismo e della guerra fascista. Il motivo per cui poi, l'8 settembre, molti di questi ufficiali transitarono nelle bande partigiane, e come è stato ampiamente spiegato da diversi storici in passato, non fu sicuramente un'epifania politica alla luce del giorno, ma fu un'intuizione, cioè la necessità di combattere contro questo fascismo, per motivi anzitutto etici. Per alcuni di loro la consapevolezza politica arrivò dopo. Revelli ne è un esempio e racconta molto bene nei suoi libri, soprattutto nella Guerra dei Poveri, questa transizione, no? Questo approdo, no? Alla consapevolezza politica della necessità dell'antifascismo. L'ignoranza, quindi, Revelli definiva se stesso, anche provocatoriamente ovviamente, un ignorante, almeno quando parlava del sé giovane, negli anni del fascismo, negli anni, diciamo, della cecità sulla realtà del mondo. Diceva: io avevo un diploma, ero un colto in realtà, non ero certamente un ignorante nel senso di non avere gli strumenti. Era quell'ignoranza, diciamo, funzionale, quell'ignoranza che producono i regimi totalitari. Ed è un'ignoranza da cui è molto difficile uscire perché bisogna battersi per uscire da questa ignoranza. Però Revelli era ben consapevole del fatto che esiste anche un altro tipo di ignoranza, che è più subdola e più pericolosa, cioè è l'ignoranza chiamiamola l'ignoranza di comodo, cioè l'ignoranza che a volte le persone preferiscono perseguire per quieto vivere, per comodità, cioè l'ignoranza che ti fa girare la testa dall'altra parte di fronte a qualcosa che tu non puoi vedere o non puoi sapere perché non è comodo. Questa era l'altra forma di ignoranza da combattere. Quindi, da un lato, quella di sistema, l'ignoranza del fascismo da distruggere con le armi e poi con la cultura, con un'attività politica ben precisa. Che è la stessa poi che ha
di cui ha fatto esperienza lui stesso. Esattamente, no? Per il suo caso, nel suo caso specifico, era quella cultura, quella tradizione democratica, giellista e del Partito di Azione, alla quale lui rimase tutta la vita fedele. Dall'altro lato c'è invece l'ignoranza di chi, come lui li chiamava, erano i rinoceronti, cioè quelli che proprio non gli entra in testa, non le vogliono capire le cose. E questo è un altro discorso. E lì ci vuole tanta pazienza, tanto carattere, tanta insistenza. Revelli si definiva un rompiscatole ed era orgoglioso di questa cosa, perché diceva: io sono quello che getta sempre il sasso nello stagno, non per provocare, per il gusto di provocare, ma per stimolare una reazione, un dibattito, un confronto, perché la democrazia è questo, perché un paese sano fa questo, il paese sano non abbandona intere parti di popolazione o individui soltanto perché sono scomodi o perché non sono fruttuosi rispetto a un certo disegno. Questo non è democrazia, questo non è civiltà. L'ignoranza che l'Italia degli anni 50 e 60 aveva nei confronti della campagna povera non era soltanto un fatto, diciamo, di sistema, cioè il fatto che non se ne parlasse e quindi chi viveva per esempio nella grande città proprio non aveva questa esperienza diretta, ma in molti casi era purtroppo anche un non voler vedere, non voler capire che l'Italia stava passando una transizione sociale ed economica importante, nella quale si rischiava di commettere dei gravi errori. Questo era il punto, cioè Revelli non era affatto contrario alla modernizzazione del paese, alla modernizzazione delle campagne povere e quindi non era affatto contrario alla prospettiva di permettere alle popolazioni che vivevano in questi luoghi di accedere a stili di vita migliori. Ma la sua idea era che non si potesse fare una politica di sviluppo economico di tipo colonialista, cioè arrivare nelle campagne povere con l'opzione da capestro che diceva: o voi vi modernizzate e vi industrializzate. Il che voleva dire pure mettere in atto un determinato tipo di economia. Certamente, significava comprare il trattore, significava meccanizzare la cultura, ma non ovunque questo è possibile, perché su un terreno impervio o per certi tipi di coltivazione poco redditizi, ma che richiedono una manodopera manuale e non meccanica, oppure in terreni dove la resa proprio non è del terreno, non è tale da incoraggiare un grande investimento di tipo industriale, di meccanizzazione, questo sviluppo non è immediatamente possibile. L'alternativa che veniva offerta era: abbandonate la terra, perché noi di soldi, noi istituzioni politiche, noi istituzioni anche europee, che costruivano, diciamo, questo piano di sviluppo della economia rurale europea, aiuti economici alle aree più depresse non ne daremo. Non era esplicita la cosa, era subdolamente implicita. La opzione che veniva lasciata a questi contadini poveri era l'emigrazione dove? Verso le grandi città dell'industria. Perché? Perché era lì che serviva la manodopera, e una manodopera poco politicizzata, molto manipolabile, era molto comoda. Ora, Revelli diceva: sarebbe il caso di dare strumenti uguali a tutti perché possano rimanere sulla propria terra a costruire una vita migliore. Anche perché molto spesso una delle consapevolezze che lui acquisì dialogando con i contadini era che la terra, soprattutto nella sua provincia, la provincia di Cuneo, dove c'era una tradizione di non di bracciantato, né tantomeno di latifondo, bensì di proprietà di piccoli appezzamenti privati, molto spesso questi piccoli appezzamenti lui scopriva che erano stati comprati con grandi sacrifici da persone, da uomini che avevano fatto anni di emigrazione all'estero, lavorando in maniera molto pesante, per esempio nelle miniere, in America, in Sud America, e con i risparmi che avevano racimolato avevano poi comprato questa terra.
Ed è molto difficile abbandonare la terra su cui esisteva anche la famiglia e la casa. Quindi non si poteva chiedere semplicemente a queste persone, visto che la tua terra è povera, visto che tu non hai strumenti per meccanizzarla, per industrializzarla, vai a fare l'operaio dell'industria. Poi però è quello che è successo, che questi contadini sono stati all'atto pratico abbandonati al loro destino. Purtroppo in alcuni casi sì, e infatti il discorso di Revelli va anche contestualizzato. Questa è una cosa molto importante perché a volte potrebbe rimanere l'impressione che quando si parla di questi temi e si assume la prospettiva con cui ne parlava appunto Nuto Revelli, potrebbe esserci l'impressione che questo sia un discorso generale e che sia un discorso in alcuni casi anche un po' luddista, cioè contro la modernità, contro l'evoluzione delle forme economiche. No, assolutamente no. Revelli osservava un angolo specifico e una situazione specifica dell'economia rurale italiana durante la trasformazione. Questo angolo specifico era la provincia di Cuneo. La provincia di Cuneo, dove una gran parte del territorio è montagna, poi alta collina, langa e pianura. Questo territorio aveva fornito truppe alpine durante la seconda guerra mondiale, subendo moltissime perdite, perché la Cuneense, che era la divisione alpina principalmente reclutata nel Cuneese, finì completamente distrutta sul fronte russo e i superstiti quasi interamente andarono prigionieri nei campi di concentramento sovietici. Quindi, dopo la guerra, questa provincia contadina accusava la mancanza di un'intera generazione. Moltissimi giovani partiti dalle montagne, dalla campagna, non erano tornati. O erano tornati macilenti, malati, con mille problemi. In questa provincia esisteva questa tradizione della piccola proprietà, molto spesso una piccola proprietà frantumata in microscopici appezzamenti che quindi non erano molto redditizi e permettevano soltanto un'economia di sostentamento addirittura della famiglia, quando questo bastava, ma molto spesso le famiglie avevano anche gravi problemi economici e quindi vivevano in situazioni che erano di vera e propria miseria. Terza cosa, la provincia di Cuneo fu una provincia di massiccia industrializzazione, anzitutto perché si trovava sulla direttrice Torino-Genova, quindi dentro quello che era il grande triangolo economico-industriale del nord. Era un luogo dove arrivavano industriali anche da fuori per impiantare fabbriche che non stessero nel tessuto cittadino, ma dislocate nel tessuto rurale e andavano lì anche con la prospettiva di poter utilizzare questa manodopera contadina molto comoda per farne una massa, diciamo, operaia che avesse però poca coscienza, politica e sindacale, quindi fosse anche abbastanza mansueta rispetto alle masse, operaie che si trovavano in città come Torino, Milano, Genova. Ora, questo ingrediente, questa serie di ingredienti, permisero sicuramente di vedere in questa provincia le prospettive di un grande sviluppo economico, ma di un certo tipo, quindi con struttura di infrastrutture, Sì. autostrade, fabbriche, grandi incentivi economici con i piani verdi, con Sì. determinati strumenti di intervento, ma per quali aziende agricole? Per quelle aziende agricole che avessero già le condizioni di un decollo economico, quindi che per motivi ambientali e per motivi strutturali permettessero di, come dire, rientrare dell'investimento, perché l'obiettivo dei piani europei di sviluppo dell'economia agricola europea negli anni 50 erano precisamente in linea con le direttrici del piano Marshall americano, cioè facciamo del comparto economico agricolo un comparto industriale che assorbirà anche in buona parte le
la produzione dell'industria in forma di meccanizzazione e di utilizzo di prodotti chimici a supporto dell'economia agricola. Cioè, hai parlato fino adesso molto bene del contenuto delle sue ricerche, dello scopo delle sue ricerche, da dove parte, via dicendo. Volevo chiederti se ci potevi dare poche informazioni, qualche parola su il metodo della sua ricerca, perché qui al capitolo 6 leggo che il titolo dice il manovale della ricerca. Perché il manovale? Questa è una definizione che dava di se stesso, perché Revelli, in maniera provocatoria, in maniera diciamo forse anche in qualche modo autoironica, non mancava mai di ripetere che non era un ricercatore professionista come quelli che lavorano per esempio nelle università. Diceva: io non ho una laurea, non sono un professore, non sono un antropologo, non sono uno storico, non sono questo e non sono quello. Diceva: io sono un geometra, perché era il suo titolo di studio, sono uno che ha delle cose che deve dire e quindi le dice, e sono uno che ha questo tormento interiore di non abbassare la guardia nei confronti dei rigurgiti delle forme antidemocratiche di vita, non abbassare la guardia nei confronti dell'ignoranza, non abbassare la guardia nei confronti dell'ingiustizia che viene perpetuata in nome, per esempio, di ideali che fanno comodo a pochi, ma a danno di molti. Non ci dimentichiamo che Revelli iniziò la sua ricerca con i reduci, la sua raccolta di interviste orali con i reduci della Russia, che finirono poi pubblicate nel libro La strada del Davai nel 1966, rispondendo a quello che chiamava un pesante debito da pagare nei confronti di chi durante la guerra aveva avuto meno fortuna di lui, aveva fatto un'esperienza molto più dura, molto più devastante, ed era tornato dalla guerra malato nel corpo e nella mente, e non aveva avuto la fortuna di riscattarsi come per lui era stato possibile attraverso la resistenza. Quindi iniziò con il dare voce a loro. In questo modo entrò in contatto con chi? Con i parenti di queste persone, spesso con i parenti che avevano, come dire, mantenuto viva la memoria di questi soldati, che nel caso in cui non erano tornati a casa perché erano morti, erano dispersi, avevano lasciato dietro di sé delle lettere scambiate con i familiari a casa. Queste lettere erano ancora custodite dalle mogli, dalle sorelle, dalle vedove, dalle sorelle, dalle madri. Revelli iniziò un dialogo con queste persone, si conquistò la loro fiducia grazie al fatto che, appunto, non veniva lì per curiosare, ma veniva lì con un chiaro intento civile, voleva ascoltare le loro storie, voleva possibilmente anche farle conoscere. Convinse queste donne a prestare le lettere, e le lettere furono pubblicate, una selezione di queste, nell'Ultimo Fronte, nel 1971, un libro di storia, di microstoria, molto apprezzato, importantissimo. E il suo dialogo proseguì, e parlo di dialogo per rispondere alla tua domanda. Qual era il metodo? Il metodo era andare nelle case dei contadini sfruttando una base di mediatori locali, quindi persone che conquistassero la fiducia reciproca, entrare nella casa dei contadini non come uno straniero, ma come un ospite rispettoso che accetta le pratiche sociali, per esempio il bicchiere di vino, il caffè, che è capace di stare seduto 4 ore ad ascoltare le storie di vita, le storie antiche, perché questi contadini poi che rimanevano in campagna non erano i giovani che andavano in fabbrica, certo, erano quei contadini anziani che non potevano più fare il doppio lavoro, fabbrica e campagna, e quindi erano contadini di 80-90 anni, gente che aveva fatto la prima guerra mondiale, che aveva fatto l'emigrazione negli anni 20.
Revelli ascoltava tutte queste storie e registrava ogni cosa con il magnetofono, un grosso oggetto che metteva chiaramente sul tavolo, dicendo: giochiamo a carte scoperte, io sono qua per raccogliere la vostra storia di vita, ma per renderla pubblica. Quindi questa cosa che sta tra noi è anche un segno di responsabilità reciproca. Quindi il suo metodo consisteva in questo e poi nel tornare a casa con questi materiali preziosi, trascriverli e portarli dal dialetto in cui aveva comunicato con loro all'italiano per portare queste storie a un nuovo pubblico. Un'ultima domanda: è passata da poco il 25 aprile, la festa della liberazione, volevo chiederti cosa ancora noi possiamo imparare, cosa è ancora attuale di queste ricerche oggi. Secondo me moltissimo, moltissimo, perché non è soltanto il discorso, diciamo, contestualizzato ad un momento storico che dobbiamo vedere quando leggiamo le opere di Nuto Revelli. È chiaro che quel mondo contadino oggi non esiste più, è stato superato già negli anni 70, sì, in realtà. Anzi, oggi c'è un movimento opposto, in molti casi anche virtuoso, di ritorno alla campagna, alla montagna, di ricerca di stili di vita più sostenibili rispetto al nostro, perché noi dopo questi decenni di sviluppo economico incontrastato ma anche dissennato, ci accorgiamo che il nostro stile di vita non è affatto sostenibile. Quindi c'è un movimento di ritorno. Ma oggi il contadino non è il contadino di allora, cioè l'agricoltore di oggi è un imprenditore, che ha una visione molto complessa anche della realtà e delle possibilità. Però c'è ancora molto da fare sicuramente, perché Revelli intravedeva negli anni 70, con l'abbandono della campagna e della montagna, intravedeva il pericolo futuro dei dissesti idrogeologici. Li abbiamo visti, effettivamente aveva ragione. Su questo era d'accordo con lui un altro scrittore come Mario Di Conisterno, il grande conoscitore della montagna. Cioè, abbandonare la montagna a se stessa, abbandonare il bosco, far diventare la campagna un luogo selvaggio, è una cosa pericolosa, perché poi diventa insostenibile, diventa un territorio degradato. Però non c'è soltanto questo, è il metodo che continua ad essere attuale, cioè toccare la realtà con mano, andare nei luoghi, andare nei posti, cercare le persone, parlare, confrontarsi, non stare sul sentito dire, non accontentarsi della prima cosa che noi troviamo sui social network, pensando che perché l'ha detta uno famoso, un influencer, debba essere una cosa a cui... Quindi uscire dall'ignoranza. Uscire dall'ignoranza, perché l'ignoranza oggi drammaticamente è entrata nelle case, perché con questi meccanismi tanta ignoranza, tanta superficialità ci raggiunge quando noi stiamo passivamente a casa. Ecco, il metodo di Revelli è partecipare attivamente, quindi è un ritorno a quell'idea della politica come non tanto adesione a questo o a quello, ma come partecipazione attiva ad un'idea di giustizia e libertà. Questa partecipazione è critica. Critica e attiva, certo. Il dibattito, lui dice, essere rompiscatole, è una razza, diciamo, in estinzione, diceva quella del rompiscatole, perché il vero pericolo, oltre all'ignoranza, in realtà, è il conformismo. L'omologazione, cioè voler essere uguali, voler essere come tutti gli altri e non rendersi conto che il prezzo che si paga per questo è poi la perdita della libertà. Insomma, noi abbiamo oggi una Costituzione formata proprio dall'uscita da una terribile guerra civile che è seguita da una terribile guerra mondiale. Ora, prendere atto di questo significa anche vedere quanto attuale è questo messaggio, questo metodo. E, bene, quindi insomma, penso che ci siamo detti un po' tutto su questo libro. No, ci sarebbe ancora molto da dire, ma ci fermiamo qui, direi. Sì, per oggi terminiamo qui e ringraziamo tutti quelli che vedranno questa intervista, sperando che vi piaccia e che vi faccia pensare. Arrivederci, grazie.